Salve, dopo il grido di aiuto dell'ambasciata di Napoli, Ucraina, e con la collaborazione dell'associazione Victoria abbiamo organizzato questi stand in ogni comune di Ricadi. Questo qua è lo stand di Tropea. Vogliamo ringraziare chiunque ha risposto a questo grido di aiuto. Vogliamo ringraziare tutti gli italiani per la loro sensibilità, per come loro vengono e donano. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco di Tropea, Giovanni Macri, per la possibilità che ha dato di svolgere questo evento, per sensibilizzare le persone. Ora è un momento troppo difficile per il mio paese, però io sono sicura che ce la faremo tutti insieme. Voglio ringraziare le persone anche di altri paesi che sono venuti a collaborare qui. Ci sono dei paesi della Romania, ci sono anche, c'è la ragazza della Polonia, ci sono tutti i paesi, tutti per la stessa causa. Stiamo combattendo per la nostra libertà. Vogliamo dare un aiuto in quello che possiamo all'estero. Vi chiediamo solamente la preghiera e una collaborazione, perché abbiamo bisogno di voi. In nome di popolo polacco volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Ricadi e tutti i paesi intorni per la solidarietà che hanno con i nostri fratelli ucraini. Noi siamo presenti sempre e lo saremo sempre ovunque ci sarà bisogno. Voglio ringraziare in particolar modo il sindaco di Ricadi, il vice sindaco, il assessore Tomaselli e tutte le persone che ci sono state vicine e che ci sono vicine comunque in ogni minuto per qualsiasi informazione, per qualsiasi bisogno. Grazie veramente di cuore e speriamo che tutto questo finisca presto. Buonasera a tutti, siamo in diretta da Parghilia, a Vibo Valentia. Sono la coordinatrice del gruppo di volontari di Parghilia che siamo stati coinvolti da Associazione Victoria di Gioia Tauro, che ha chiesto di dare una mano al nostro popolo ucraino, che in questo momento sta combattendo per la nostra libertà, per la libertà dei nostri genitori, dei figli, dei fratelli. E in questo momento storico veramente, perché da tanti anni che eravamo in pace e noi siamo un popolo pacifico e cerchiamo di in tutti i modi aiutare tutta la popolazione ucraina e tanta popolazione italiana. E il nostro comune, appena abbiamo chiesto aiuto, subito ha risposto. Tanta popolazione parghiliese e tutti i paesi limitrofi. Io non so come ringraziarla. La prima cosa, il sindaco, vice sindaco, presidente della Proloco e tutti i cittadini parghigliesi. E voglio ringraziare i nostri volontari che stanno aiutando molto. Non ho parole, solo dire grazie. E grazie che state aiutando per aiutare.